Bentornati a questo nuovo appuntamento di Mondo Custom. Ciao ragazzi, ciao Dox, ciao a tutti. Dove siamo? Questa volta siamo al cinema. Sai quando oggi facciamo il cinema, ragazzi? Siamo alle porte di Milano, al locale che si chiama Mr. Fantasy, per una serata country organizzata dal nostro amico Chris Mantello, che ci ha ospitato e ha organizzato questo set. 7 e 8 perché siamo in tanti comunque, esatto, dietro la telecamera. Però parliamo comunque di custom, eh? Assolutamente. Anzi, io riprenderei un po' il discorso di Verona, perché qualcosina secondo Verona, me. Comunque ragazzi, grazie a tutti. Cioè, abbiamo fatto qualcosa come 45.000 visualizzazioni di 2 video in una settimana. Siamo diventati famosi? No, era meglio di no, però insomma abbiamo fatto il nostro, diciamo, via. Allora, appunto, riprendiamo un argomento che non abbiamo trattato la volta scorsa, ovvero questa nuova tendenza delle club style, che era ben rappresentata con un contest di Easy Rider, esatto, organizzato anche da Bado, no? Un nostro amico. Perfetto. Allora, io sono andato da Piacentini, da Alessandro Piacentini, che è il titolare della Dynamite Garage, e presentato a sua volta da Luca Franchini, che è un amico di NeuroTV, ci spiega la genesi e come è stata fatta questa moto. Ok, lì c'era tra l'altro anche un aerografista della Custom Family, giusto? Custom Family c'era presente Marinoni, che ci racconta invece la sua, come dire, la sua versione, sì, la sua versione racing, quindi un po' più semplice, un po' più minimalista se vogliamo, meno elaborata di quella di Cisco, però comunque molto elegante e molto bella. Ok, allora ragazzi, andiamo a vederci il filmato. Prego. Amici di NeuroTV, oggi parliamo di Club Style, un particolare modo di customizzazione delle moto che arriva ovviamente dagli Stati Uniti d'America. Qualche cenno storico. Perché nasce il Club Style? Beh, perché all'inizio degli anni 60 e poi a proseguire fino agli anni 70 ed anche oltre, gli one percenter americani, ovvero i gruppi di motociclisti che facevano scorribande negli Stati Uniti e soprattutto nella California, in particolare nella California del Sud, avevano bisogno di Harley Davidson veloci, maneggevoli, che potessero scappare, sì, pensate un po', dalla polizia. E questa è proprio la genesi del Club Style, un movimento che poi cresce negli anni 90 con le FXR, con le FXDX, fino ad arrivare nella seconda metà degli anni 2000 ad avere un successo di rilevanza mondiale grazie alla serie Sons of Anarchy. Perché? Perché se fino a quel momento queste particolari moto venivano utilizzate proprio soltanto dai membri di questi gruppi motociclistici americani, il trend proprio grazie alla serie televisiva diventa qualcosa di virale, diventa qualcosa proprio da fenomeno mondiale. Che cos'è che caratterizza una moto club style? Beh, innanzitutto i riser alti, il manubrio alto. Perché? Perché con il manubrio alto hai una maggior maneggevolezza della moto, puoi guidare più chilometri senza affaticarti e quindi puoi andare più veloce. Poi, senza ombra di dubbio, lo scarico 2 in 1 è una delle particolarità della moto club style. Poi abbiamo ovviamente anche le sospensioni rialzate posteriormente per avere una maggiore tenuta di strada. Insomma, sono queste le caratteristiche che fanno del club style un fenomeno che è diventato importante e grande anche in Italia nel corso degli ultimi anni. Dopo i cenni storici riguardanti il club style è arrivato il momento di presentarvi un personaggio davvero importante per quanto riguarda questo movimento in Italia. Sto parlando di Alessandro Piacentini. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Alessandro Piacentini è il re del club style italiano. Perché? Perché lui ha compiuto un percorso che lo ha portato fino ai giorni nostri. Qui abbiamo davanti una creatura sua di cui parleremo tra poco, però io voglio sentire dalla voce di Alessandro come si è arrivati a questo punto. A questo punto si è arrivati, come già ti raccontai, che come ogni buon motociclista Harley sono partito dallo sposter, poi mi avvicinai subito a una serie Road King perché mi piaceva viaggiare, ma venni subito folgorato dalle Dyna. Vedevo che le Dyna erano più maneggevoli, erano più veloci, più sportive e soprattutto hanno subito sposato le mie esigenze. Partì con un'officina che si chiamava Hub Custom Factory, che durò per 2 anni, ma nel mentre pensai proprio di aprire un qualcosa di mio assieme a un socio, Jake, che loro saluto, e questa officina appunto prese il nome di Dynamite Garage. Da qui nacque questa avventura che ci ha portato a quello che siamo oggi. Eh sì amici, perché siamo proprio nella sede di Dynamite Garage in via Gargano 51 a Milano, dove Alessandro insieme ai suoi collaboratori sforna pezzi di questo genere. E qui Ale abbiamo la tua ultima creatura di cui vai estremamente orgoglioso. I più fortunati l'hanno vista esposta al Motorbike Expo di Verona, che si è concluso una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, e c'è stato anche un riconoscimento importante per questa moto. Sì, fortunatamente abbiamo avuto un riconoscimento da parte del Club Style California, un contest creato appunto nel Motorbike Expo. Ci siamo impegnati, teniamo conto della verniciatura che su queste moto la fa veramente da padrone. In questo caso questa verniciatura è stata eseguita da Cisco, il mago di Baranzate, lo salutiamo, il Jimmy, come lo chiamano gli amici e gli addetti al lavoro. Viene chiamato Jimmy. Siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto crediamo in quello che facciamo. Sì, diciamo che Alessandro è l'esempio lampante di come una passione può essere trasformata in un'attività lavorativa e poi in un capolavoro come questo, come questa Dyna, che direi è veramente eccezionale. Parlavamo di verniciature prima con Alessandro Piacentini, adesso invece ho uno specialista del colore che risponde al nome di Andrea Marinoni. Ciao Andrea. Ciao Luca. Andrea Marinoni di Custom Family Milano, che ci vuole presentare un'alternativa allo stile Southern California di Cisco Loisi che vi abbiamo presentato prima, uno stile un po' più minimal, vero Andrea? C'è un po' un ritorno a queste grafiche più minimal degli anni 90, con grafiche anni 90. Siccome le club style sono sempre molto più performanti, c'è questa tendenza delle grafiche racing. Quindi anche una colorazione eventualmente diversa. Abbiamo visto fra l'altro la moto che hai preparato insieme ad Alessandro per Motorbike Expo, la Carbonica, anche inserti in carbonio. Anche questa è una nuova frontiera per quanto riguarda la customizzazione club style. Sì, sempre alla ricerca di performance sempre più migliori, usiamo il carbonio per alleggerire le moto. Quindi ragazzi vi invitiamo anche ad andare a visitare la nuova location di Andrea, Custom Family Milano. Ricordiamo, hai lavorato 15 anni insieme a Coro Design, lì ho maturato la mia esperienza come verniciatore ed oggi vi aspetto in via Gardone 22 nel polo motociclistico di Motosplash. Quindi ragazzi, insomma, tantissima carne al fuoco. Io amici di NeuroTV vi ringrazio. Io sono il Godzilla Luca Franchini, se mi volete seguire per quanto riguarda le mie scorribande motociclistiche, la mia pagina Facebook è Motogodz, cercatemi lì e alla prossima. Gente di NeuroTV, a sto giro Smokey Man è andato direttamente in azienda dove è stata ideata e costruita la moto che ha vinto Bike Show 2020 a Verona, e la moto si chiama Blizzard, e soprattutto abbiamo due tecnici che se ne intendono tantissimo di moto, la mia bellissima pin-up. Cosa ti è piaciuto di più di questa moto? Beh, diciamo da pin-up, allora mi limiterò a dire il colore. Il colore che si intona su tutto. Certamente. E chiediamo al professor. Professor, mi dica. Allora, tantissime ore di lavoro, carrozzeria piegata a mano, ciclistica. È una colorazione stupenda, quindi bellissima. Il professore è veramente un arleista su tutto. E Corrado? E la moto è bellissima, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato al progetto perché merita. Speriamo tutti gli anni di riuscire a vedere sempre qualcosa di più. Bravi. Adesso blocco la strega a tutti i suoi uomini che intervengono sulla moto e parlo io. Premio rivista Vibes, oltretutto. Anzi, la mia intervista è spiegato il tutto per dettaglio di cosa hanno fatto sulla moto. L'idea è tutta. E noi, ragazzi, noi brindiamo alla moto, eh? Maurone, tanta roba! E mentre brindiamo, guardatevi il video, ok? A dopo, ciao! Gente, NeuroTV non poteva mancare. L'intervista ai creatori della Special Best in Show 2020, Expo Bike Verona. Beh, come è nata? Da chi ha avuto l'idea psicopatica può essere? No? Diciamo che era una bella coppiata. L'idea, lo so, non dice il nome, Blizzard, tempesta a ciel sereno. È venuta come un lampo, un'idea. E questa idea, appunto, questa visione di questo telaio che cinge un grande motore che è lo Shovel, del 74 e che non trascura la ciclistica, perché è una ciclistica per andare forte su strada compatta, con sospensioni e forcellone fatti in co-design con RC Racing, e che l'azienda che ha molta esperienza per fare cose che vanno bene su strada. Sportivo. Tutto questo ha portato a avere una linea che ha bisogno di una sovrastruttura, un serbatoio particolare, di cui è stato affidato a Roberto Custom Design, che è una garanzia. Conosco bene, sono molto in gamba, professionale, molto. E poi idee molto... Ha un'idea, delle visioni diverse da tutti gli altri, è molto futuristico ed è quello che ci serviva per completare la nostra... La ciliegina su quella moto. Motore originale o...? Motore originale del 74. Carburatore, sì, ho cambiato il carburatore, l'accensione Dyna, perché comunque facilita la partenza, che è solamente a calcio. Poi abbiamo abbinato un cambio, anche lì 4 marce, sempre del 74. Ci abbiamo lavorato un pochino sopra con un po' di rifinitura al motore, lucidature e cose simili. Poi questa collaborazione con la FG Racing è stata un'arma vincente per completare una moto che era diversa da tutte le altre, per creare una moto con una visione futuristica del custom, quindi non solo un telaio all'avanguardia che è un monotrave realizzato di macchina, e abbiamo unito a un motore Shovel un ammortizzatore posteriore sul forcellone e una forcella anteriore girder tutta rivisitata, che viene montata sulle migliori moto ed è stata provata anche in Superbike. Poi con gomma stretta, ciclistica, moto alta, comando centrale. Rebuffini ci ha dato anche lui un po' di accessori, e ci ha messo del suo a rifinire per le rifiniture, quindi con un comando centrale e un'impostazione di guida molto stretta, poi molto semplice, pulita. Pulita, una moto con le nostre langhe. Moltissimi componenti sono costruiti qui in azienda, ho visto l'azienda, macchine centro di lavoro, e poi con delle soluzioni tecniche come quella per il serbatoio dell'olio, ricavato dal pieno ma per dimensioni, quindi per poco olio è stato costruito un pezzo in 2 parti che ha delle allettature per il raffreddamento, quindi quello e tanti altri pezzi. Filtro dell'olio integrato, quindi quindi perfetto, lo siamo pulito, non sono dentro l'esterno. È un motore che sporca molto, quindi alla fine. Perfetto. Che premio avete vinto? Che premi? Premio, i prossimi vedremo, al momento penso che a Verona abbiamo preso tutto quello che si poteva vincere, quindi il Best in Show come miglior moto della fiera di Verona, poi il premio come miglior moto consegnatoci da Mino di Vibes, poi dopo la partecipazione gratuita all'Eternal Custom Show di Eternal City Roma. E poi ciliegina sulla torta, siamo tra i prescelti assieme a un'altra officina piemontese, assieme a Demi, DMC, a rappresentare l'Italia alla manifestazione di Alpes, praticamente a Punta Bagna quest'anno. Quindi all'interno del Bike Show che c'è normalmente, verrà creato un altro Bike Show di un livello superiore, nelle quali 5 stati, tipo un europeo con 5 stati europei che si contenderanno il livello di miglior show. Se provo lì penso che il livello sia alto. Diciamo che è una delle moto più belle, poi. No, forse era una bella, l'hai detto tu. Mi prendo le possibilità. Ok. Per adesso grazie, ringraziamo gli amici e il capolavoro che ha fatto, e alla prossima moto, ok? Ciao a tutti. Daniel Patten, ha scovato un pick-up doppia cabina all'asta di Barrett Jackson e in mezzo lo porta il protagonista di Salt Lake City. Oh, wow, 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 wow. Questa pin-up, questa pronuncia magnifica, però bellissima. Passiamo al professore per delucidare un attimino i motori. Allora, essendo un pick-up doppia cabina, significa molto spazio, molta capacità di carico, lunghi viaggi, comodità, ma io preferisco le moto. Non avevo dubbio, è arleista veramente nel cuore e nel sangue. Grazie professore. E passiamo a questo carissimo amico. Da camionista sa il fatto suo. È un bellissimo bus Volkswagen, doppia cabina, solo da usare, fortunato che se lo aggiudica, beato lui. Dopo tutte le spiegazioni delle pin-up e i vari ospiti, beccatevi il video perché merita. Perché noi video, yeah! Good luck, Jake. Roberto, questo lavoro di Dave Kindick su questo pick-up è pazzesco, l'avevamo già visto l'altra volta. Ma... che non riesci a capire se è un pick-up o se è un bus, cioè ha fatto una roba che veramente è unica. Tra l'altro è unico anche il prezzo di chi l'ha comprato. Insomma. Allora, beh, insomma, Barrett Jackson dimostra che le cifre, sono importanti. I soldi ci sono lì. E allora, io direi, noi un anno, quando eravamo lì con la Elvis, avevamo preso la macchina, abbiamo fatto... da Barrett Jackson a Pomona, perché nello stesso weekend, qui si sono traslati di una settimana quest'anno, ma c'era il grandissimo Grand National Roadster Show. In questo caso noi abbiamo Custom Mike, Michael Wallin, che è andato per NeuroTV all'interno e siccome è finita stanotte, cioè ieri, noi abbiamo al momento il filmato del padiglione 9 che riguarda le macchine Truckster nuove ed epoca e settimana prossima andremo più approfondimento dell'evento del Grand National con proprio il Most Beautiful Roadster Show, tutto quello che ne rende al Grand National che tu conosci bene tra le altre cose. Sì, tra l'altro io volevo aggiungere una cosa, ho visto in anteprima questo video che vedremo adesso insieme, alcune delle macchine tipo quella di Tommy Ivo che è un dragster molto famoso, c'è un pick up molto famoso di George Barris e altre macchine che ho intravisto, una con 6 motori. Alcune di queste macchine fanno parte della collezione privata di Galpin, cioè Galpin Autosport, che è la famosa GAS che faceva quella serie televisiva che era dopo West Coast Custom, la seconda serie. Io ero stato a quel museo dove avevo visto queste macchine e adesso le ho riviste in questo padiglione. Ragazzi, meritano veramente un sacco. Andiamo a vederle insieme. Hey YouTubers, we are in Building 9 at the Grand National Roadster Show. This is our booth, number 801, if you're looking for it. And it's the building where you have the drag race cars. Drag racing then and now is the theme. And there's a lot of nostalgia in this room. Just up here fronting it is the Tommy Ivo car. 4 nail heads. This is the cruiser style roof. Crazy, crazy, all-wheel drive. All-wheel drive. Quad nail heads, monster mobile. What a ride, what a ride. Anyway, this room is filled to the brim. Woo hoo hoo! There they are, setting it up, a full display. Awesome. It's like you did that just for me. Thank you. You're at the right place. There you go, you can see right in there, you can actually see up to the steering wheel. That's how they see where he's going, and it's semi on the glass, fully kicked up. Kind of cool. So they're sneaked down. Let's go in between these ones today. We went down into the video earlier, or yesterday I should say. We kind of snuck down in between to get a different view. But there's some incredible cars right here, and a lot of nostalgia and experimental stuff, some really outrageous stuff, and it's everything in between, every style, every kind. If it's gone on a drag strip, it's probably in here one way or another. And we got stuff down here from a very long time, and so like I said before, we are in Building 9 at the Grand National Roadster Show at the Pomona Fairplex in Pomona, California, a little bit northeast of the 10 and 57 freeway. And some of this stuff is overwhelming to look at, you know. And I pointed this out. I did a live earlier for on Facebook. But imagine, whatever size you are sitting there, and your special stuff is right there, and your legs go over there and over there, and down into the pedals that are down in that dungeon right there. And if you blow it up, you better have a, or what do you call it? You better have some protection. Let's just say it that way. So that's how they did it back then. You know, I mean, this thing is like from the early 50s. You know, this is another one right here, another oldies, a survivor type deal, and it's just very, very cool. And this is how they went and played. You know, then you got the latest and the smallest hanging around. It's got to be crazy to go a little out in this one with such a short wheelbase, you know. But they come a long way. Come a real long way. So, and you know, I wish I could show you every little bit of everything in here, but we are coming up on our volunteer duty. We're actually setting up the ropes and stanchions. Custom Mike's crew are, and we're starting in this building at about 4. So I'm gonna walk that way. We'll do another few minutes. We'll go up that first aisle, and then you got this thing, the creamsicle. Oh yeah. I met some of the family members yesterday, and they're so proud of this thing. They drive this thing on the street, you know. Hey, we got some friends here from long far away. Mr. James Sneed. So glad to have him in the house. So let's sneak up in this one. We'll go in between these guys today. I don't want to go with one of them. Let's go just walk up this aisle. Cool little Falcon. Cajun baby. Very cool. There's some really, really cool history. No, this thing came in yesterday. Oh my God, it was just, I thought that building was going to come down. And we got the lovely Deborah here taking pictures. Hi. How you doing? Yeah, yeah. Deborah's part of the owners of the Road Shows team, and is out there taking some awesome pictures. Anyhow, so we're going to walk back up towards our booth again and enjoy what we see here. There's so many nailheads in here. You know, there was the thing back then, you know. Another Ivy, or Ivo, I should say. We love that nailhead. All right, so we'll be back up here to the Famosa Mob and the Revelation, and then hopefully we'll be able to. They're going to store some of that stuff out by the NSRA Museum too. I think it's on Friday nights and Saturday nights, and we'll try to capture some of that too. But come visit us here at the Custom Mike's booth all weekend. Grand National Roadster Show, Friday, Saturday, Sunday. Appreciate you guys hanging at Custom Mike's. Love you all. If you like what we do, subscribe, hit that bell and tell a friend. See ya. E questa volta tutti insieme vi facciamo un saluto. Siamo assieme ragazzi, non è ancora successo. È vero, siamo tutti vicini. Roby? Che gruppone, che gruppone. Sono commosso. E questo ospite speciale qua dietro? È tanta roba. Tanta roba. Allora lei è Sara Vista, come avevamo detto, e ci presenta il suo nuovo video. This is my song for NeuroTV called Killing Fever. Prego. Riding into your town, hunting close to the ground, I'll track you down. Oh. Hard glass, low wheels, hell on heels, I'll hunt you down, boy. I'll shoot you down. A switchblade, small, a 45 in my boot. I'll shoot you down, boy. I'll shoot you down. I got the fire and the killing fever. Five cards start face down in the mud. I'll shoot you down, boy. A switchblade, small, a 45 in my boot. You're going down. Boy, oh, you're going down. Cold as ice, but I burn like whiskey. You may hate, but boy, you're gonna miss me. The killing fever. I got the